Va bene ragazzi, iniziamo un nuovo giocone, titolo uscito qualche anno fa, si tratta di God of War esclusiva per Sony. Io li ho giocati tutti, questo è l'ultimo capitolo che mi manca, ho aspettato così tanto perché l'avevo comprato, poi sapevo che usciva la PS5 che veniva leggermente potenziato in termini grafici su PS5, il titolo, quindi ho detto aspetta un attimo, prendo la PS5, poi alla fine la PS5 è diventata introvabile, cioè, è stato un delirio, quindi perderemo quegli FPS in più e ce lo giocheremo in 4K a 30 FPS anche se 60. Tanti oltretutto grandi titoloni per Next Gen ancora non sono usciti, quindi a questo punto aspetterò l'anno prossimo, che ormai praticamente siamo giunti al termine. E niente, God of War ce lo giochiamo sul PS4 Pro, che comunque già offre comunque delle ottime prestazioni. Iniziamo con una nuova partita. Allora, non mi sono informato assolutamente nulla, nonostante il titolo sia uscito da ormai quasi 3 anni, se non sbaglio. Io ero rimasto, l'ultimo titolo che ho giocato di God of War è stato Ascension, scusate la pronuncia, che era tipo un prequel, ma in God of War 3, se non ricordo male, Kratos faceva una brutta fine. Dovrebbe essere uno spoiler, ormai God of War 3 è uscito da tantissimi anni. E mi ricordo che alla fine scatenava la sua ira contro Zeus e dopo un'epica battaglia veramente spettacolare. Faceva veramente finiva nell'oltretomba. Ora vediamo un attimo perché non vediamo, raccontami una storia che vogliono godersi la trama senza sfide, esperienza equilibrata per chi desidera un'avventura abbastanza impegnativa. Cercatore di sfide, perfetto per chi brama combattimenti intensi. È la modalità riservata a chi vuole il livello di difficoltà più alto e richiede strategie e riflessi sovrannaturali. Non è possibile cambiare questo livello di difficoltà durante il gioco se non necessario avviare una nuova partita. Allora, io inizierei con cercatore di sfide. Esperienza equilibrata. Facciamo cercatore di sfide. Tanto questi sono titoli che durano anche poco, anche se poi se non sclero non sono contento. Ora, vediamo se riparte da God of War 3, oppure se... Poi magari tra una partita e l'altra andrò a recuperarmi un po' la trama, perché sono passati tanti anni, e quindi devo un attimo rinfrescare la memoria sugli eventi accaduti. Premere 1 per usare l'ascia del Leviatano. Però è sempre stata una serie che mi ha mandato in hype, assurda questa. Per la spettacolarità grafica, per il gameplay, sono proprio i giochi che amo questi. Belli da vedere, divertenti da giocare. Poi si alzi il livello di difficoltà anche impegnativi, perché no? Brevi ma intensi. Non so neanche quante ore dura di gameplay, ma credo che una ventina di ore ci siano tutte. L'ho trovato. Sali in barca ora. Lui lo vedo invecchiato. Lo vedo invecchiato. E lui dovrebbe Vieni essere suo nella barca. figlio.
ragazzo. Basta così. Segui la corrente del fiume. Usa L per cambiare. Ah, dobbiamo risalire il fiume. Quindi. Cosa? Qualcosa è cambiato. La foresta sembra diversa ora. Tutto è cambiato, ragazzo. Non pensarci. Sì. Quindi, da quello che può sembrare, così giusto per la partenza che conta poco, lui è sopravvissuto allo scontro di God of War 3 ed è invecchiato un po', ha fatto un figlio, probabilmente, si è ricostruito una famiglia dopo gli eventi del primo episodio, che Ares gli aveva fatto uccidere la famiglia. E niente, sembrerebbe che ha trovato pace, non so. Sicuramente non è un prequel, e lui è molto invecchiato, non credo neanche sia un reboot a questo punto. Mentre graficamente è stupendo. Questo è l'ultimo. Vedo mia madre. Oh, questa è la madre che è stata uccisa. Là io vedo mio padre. Ecco, ora chiamano me. Ecco, ora chiamano me. Quindi forse si svolge prima di God of War, poco prima del primo episodio. Ora chiamano me. Ecco, ora chiamano me. Ecco, ora chiamano me. È pronta.
Mi dispiace. Stringi. Questo pugnale era suo. Ma adesso è tuo. Tu sai cacciare? Me l'hai insegnato. Vediamo. Ora? Ora. Cosa cacciamo? Tu caccerai i cervi. E dove? Dove troveremo i cervi. Ok. Di qua. Allora, non riesco a dargli una chiara collocazione, sicura collocazione temporale. Devo sapere se puoi affrontare il viaggio. Sì. Dipende da te. Caccia. Qua è una piccola ambientazione semiaperta. Dove si può proseguire. Cosa fai laggiù? E, di caccia sono qua giù. Secondo me, andando avanti, scopriremo meglio, cioè ci sarà spiegato meglio. Esattamente, effettivamente dove si colloca, però essendoci la salma della madre, secondo me non è poco distante dal primo episodio, perché lui, se questa qua è la sua moglie, lui non ha un grandissimo rapporto col figlio, mi è sembrato di capire, insomma, sono molto freddi, come se non si fossero quasi mai visti, da come stanno interagendo tra di loro. Come se fossero più avanti. Conoscenti che parenti. Cosa hai trovato? Impronte. Non di certo. Cerco ancora. Premi option per accedere all'impostazione di visuale. No, va benissimo così. Va benissimo così. Cos'è sta roba qua? Armatura. Hanno fatto tipo una specie di GDR. Posso equipaggiare le cose, potenziare l'armatura. Non so se qualcuno di voi ha giocato a nel precedente God of War, ma erano completamente diversi. C'erano degli action proprio. Ragazzo, non hai visto queste? Ah, simili. Ma non sono di cervo. Vedi? Questa è più larga. Capra delle nevi? Lei ti ha istruito bene. Già. Lei ti ha istruito bene. È come se fosse passato veramente tanto tempo. Ottenuto argento. Oggetti smarriti. Ora, tutto questo... Sì. Troppo rotonde. Forse cinghiale. Bene. Oh! E ora? Saltiamo. Di qua, ragazzo. Oh! Oh! Ehi, tracce fresche di cervo. Di qua! Ogni tanto io mi fermo ad esplorare, a guardare un po' il panorama. È un peccato farli speedrun sti giochi qua, perché hanno veramente un'atmosfera incredibile.
scaricare gli ostacoli. Eccolo. Trovato. Piano, ragazzo. Scusa. Il cervo va cacciato, non rincorso. Sì, padre. Sì, padre, suo padre. Cioè, la cosa, vabbè, è quasi impossibile, però mi sembrerebbe, mi verrebbe quasi da pensare che lui aveva tipo un amante che è morto dopo God of War 3, lui è ritornato a trovarlo, oppure dopo God of War 3 si è rifatto nuovamente una famiglia, perché lui la sua famiglia l'aveva uccisa nel primo capitolo, e penso anche il figlio. Quindi... qua c'è un passaggio. No, eh. Probabilmente si è rifatto nuovamente una famiglia e poi la madre è morta. Ha rotto il ponte. Come arriviamo di là? Spostati. Estrarre l'ascia del Lievitano. Wow. Vai. Oh, cos'è successo? Richiamare l'ascia. Ma che figata, ma che è Thor? È Thor. Eccolo lì. Fermo. Ma che stai facendo? Ora è più guardingo. Devi tirare. Quando te lo dico io di farlo. Mi dispiace. Non dispiacerti. Fa di meglio. Trovalo. Trovalo. Vai. L'arco. No, non sei tu. Indietro. R1 leggero, R2 pesante. No, mi viene da premere. Magari sono già in difficoltà. Padre, no! Che è, sono già morto. Cioè, proprio difficile, difficile. Puoi cambiare la visuale nel menu impostazioni. Riparti dal checkpoint. Va bene. Per iniziare, per essere così all'inizio, in difficoltà difficile, non mi aspettavo una difficoltà del genere, sinceramente. Perché queste cose sono proprio... è la fase tutorial. Al massimo si abbassa un attimo. No! Mi aspettavo qualcosa proprio di semplice all'inizio, che poi andava a salire. L'ho congelato. Ma tolto un botto di barra di salute, eh? No, vabbè, raga, ma hanno già ucciso. Mi sa che bisogna abbassare un attimo, eh. La difficoltà normale. Almeno per la prima run. Anche perché quando li attacco loro non subiscono il danno, cioè sono tipo non morti,
loro continuano ad attaccare a prescindere. Io abbasserei un attimino. Vabbè, proviamo a farlo l'ultima volta. Però se questi qua sono i nemici tutorial, cioè quando arrivo al boss finale gli divento matto. No, non sei pronto. Indietro. Io voglio sì una sfida, ma non voglio impazzire, voglio anche un'avventura che mi impegni fino a un certo punto. Andiamo, magari devo un attimo solo prenderci una mano, eh. Ora devo capire. Allora, con l'attacco pesante però accusano. L1. Ah, c'è anche la parata. Ok. Aia. Questo lo eliminiamo. Sì, ma ne arriva a 1000, raga. No, devo abbassare un po' la difficoltà, raga, perché già all'inizio così sta fatica. No, vabbè, abbassiamo un attimo perché ne arrivano veramente 1000. Non puoi farti colpire, così no, così non va bene. Dai, ci riproviamo l'ultima volta. C'è anche la parata. No. Vabbè, dai. Ciao. Non si erano mai avvicinati.
Continua. Vespero aggiornato, mostro nel diario. Sono cadaveri guerrieri le cui anime erano troppo testarde per smettere di combattere. Per riportare i loro corpi in vita respingevano valchirie venute a prendere la loro forma precedente in qualcos'altro. Ora sono gusci vuoti. Sono tipo zombie, sì, praticamente. Alcuni hanno persino poteri unici. Mantenuto in difficoltà difficile. Vediamo quando arrivo... quando arrivo al boss, che cacchio succede? Dal primo boss, ma molto probabilmente passerò a qualcosa di più equilibrato. Trova le pietre per ripristinare la salute. Okay. Oltretutto la salute non si rigenera. Questo significa che... questo significa che a volte, come ma anche nei precedenti comunque non si rigenerava. Qua c'è un batto di roba però. Attento ragazzo. Lì c'è una cassa segreta. Qui c'era tipo una catena che mi faceva scendere, quella lì. Allora andiamo... per aggrapparti alle catene. Oh! Oh! Sono già morto. Con queste bisogna utilizzare... con questi qua bisogna utilizzare attacchi veloci. Sì, però adesso se per due lupi è così difficile che ti colpiscono due volte e muori, io passerei direttamente alla modalità... passerei direttamente alla modalità quella... ah, ma lì tipo lì rallento. Tipo lì rallento. Cosa? Lui non può. Bestia, lupo rabbioso. Ho sempre ammirato i lupi, quelli che abbiamo incontrato però ci attaccano a vista. Saranno probabilmente rabbiosi, quindi per loro siamo solo cibo. Si tratta di vivere o morire, ma hanno un fascino particolare. Ucciderli mi rende triste. Sarà meglio che mio padre non le legga mai queste cose. Ah, questo qua è il diario. Noi sì. Questo è il diario di... questo qua è una cura. I lupi erano buoni, avevano fame. Sì, deve essere così. I giocattoli trovati. Non posso utilizzarla perché... ah no, sì, non posso utilizzarla. Però queste qua conviene lasciarle sparse per la mappa. E se sono in difficoltà le vengo a recuperarle per ripristinare la salute. Magari adesso trovo un combattimento difficile, posso ritornare qui, ripotenziare la salute e poi andare nuovamente avanti. Cioè, spaccarle così non... è inutile, tanto vale lasciarle per terra.
Sì, in realtà non è open, cioè, è open world come lo erano i precedenti, solo che, vabbè, ovviamente qua cambia. Qua cambia la visuale che è in terza persona. Questo forziere è bloccato da una magia runica. Trova i tre sigilli e risolvili per sbloccarlo. Li devo distruggere? Uno. Due. E tre. Mela Iduin, oggetto leggendario, ho raccolto una delle tre mele. Ah, ok, così aumento praticamente la salute. Sono il cibo preferito degli dei. Trova le nove mele in forzieri sigillati sparsi per il mondo. Raccogliene tre per aumentare la salute massima. Se lo giochi in difficile, credo che sia fondamentale. Ovviamente essere al massimo, non puoi perdere, non puoi perdere assolutamente nessun collezionabile in questi casi perché sono fondamentali per l'economia del Lassù! gioco. Dentro il vecchio tempio. Mamma diceva di non entrarci. Facciamo ciò che ci pare. Niente scuse. Ah, su sto lago ghiacciato però io vorrei poter raggiungere quel forziere che si trova qua. Però probabilmente si raggiunge da quella caverna che si intravede lì in basso. Posso usare l'arco ora? Riesci a colpirlo da qui? Meglio avvicinarsi. Qua sotto c'è un tipo un passaggio. Mamma mi ha portato a caccia molte volte. Tu non hai mai voluto portarci. Perché ora? Era suo desiderio. Ed era il momento. Ok. Droghe! Barra della salute dei nemici. In combattimento la barra della salute dei nemici ti verrà mostrata sopra di loro quando subiscono danni. O quando Kratos li aggancia. E 4. E che cazzo è? Che 4, sono in 5. Sono già morto. Ma dai! Ma che cacchio ho fatto? Aspetta. Ma
Bestiario aggiornato. Nuovo consiglio. I Draugr combattono con armi pericolose, però non sanno maneggiare con perizia, a differenza di mio padre e la sua ascia. Osserviamo i loro movimenti, non sarà difficile schivare o parare i loro attacchi. Ecco qua che usciamo. Aia. Ah, questo è un problema. Ah, ma ferisco anche di ritorno. Bestiario aggiornato, nuovo consiglio. Solitamente i lupi cacciano in branco per circondare la loro preda. Mio padre può cercare di tenerli davanti a sé e cercare che io li distraga. Per cercare che io li distragga. Argento. C'era ancora un collezionabile che era nell'area iniziale che credo di aver perso. Comunque credo che dobbiamo tornare indietro e tirare quella catenina che c'era lì nella sala principale. In modalità difficile, devo dire, sono partito un po' male, nel senso che ho accusato inizialmente. Cosa devo fare? Ah, la catena. L2 per mirare, L1 per lanciare l'ascia. Lo hai congelato. Forte. Allora, vediamo se abbiamo aperto ancora qualcosa, perché lì in alto c'era una cassa e l'avevamo vista. Noi siamo arrivati passando su di qui, ma non mi ricordo, non mi pare ci sia nient'altro. Qui c'era un ingresso, però credo sia irraggiungibile. Per prendere quella cassa lì probabilmente dobbiamo fare il giro passando da questa parte. E ora? Ora mi riprendo l'ascia. Questa si apre. Bene. Dove vai? Credo che sia di qua. Sì, ma bimbo, tu non mi fai prendere quelle zonate. Comunque in blind run così, in modalità difficile, non so se... Però vabbè, noi ci proviamo. Iniziamo. Eravamo qua e lo screen era qua. E qui? Ragazzo, di qua. Sono scolleati, i giganti lupo che cacciano il sole e la luna. Da dove vengono? Come ci sono finiti lassù? Mangiano il sole e la luna e portano a combattere.
Oltre il mitro, mostra diario. Trova tutti gli altari. Non devo fare niente qui in realtà, devo semplicemente trovare annotazione altare. Gli Skoll, gli gatti sulla luna. Odino, Thor, il serpente del mondo, potrebbe essere... Potrebbe essere? Potrebbe essere che... Allora, qui dobbiamo... Qua si può fare qualcosa. Vedo del... Metti via l'ascia. Merda. Ah, ok, devo scendere. Ah, ok, ho capito. Ma mo l'ho distrutta. Mo l'ho distrutta quella fiaccola. Secondo me dovevo distruggerla e far passare la... Infiammare l'ascia per dare fuoco a questo tizzone. Solo che ormai cosa devo fare? Devo riavviare il checkpoint. È l'unico modo per farlo. Allora, vediamo se ho ragione, eh? Io punto lì. E ora miro dall'altra parte. Non funziona. Eppure questa... Questa roba serve a qualcosa per forza. Aspetta. Cos'è sta roba qua? Argento. E quella roba là? Ah, ora posso aprirla? Dentro queste casse si trovano delle cure? Cioè questo qua è apparso, no c'era già forse perché ho riavviato il checkpoint. Va bene raga, andiamo avanti nel prossimo video, io vi saluto, ci vediamo prestissimo e alla prossima, ciao!